Allora, un nuovo capitolo dedicato alla mia esperienza negli Stati Uniti. Questa volta volevo parlare di un altro argomento che mi viene chiesto spesso, ossia come siamo visti dagli americani. Devo fare una premessa che credo che dipende innanzitutto dove vai. Perché ovviamente se vai a New York, dove la popolazione italiana, e non parlo di italoamericani, ve ne parlerò tra un attimo, è abbastanza numerosa. Negli altri stati, che poi sono quelli dove ho vissuto, italiani, vedere italiani italiani non è poi così frequente. E quindi io vi do il mio input da parte di un'italiana che ha vissuto in posti dove non si vedono spesso gli italiani, dove anche il turismo italiano spesso non c'è. Ho riscontrato spesso sicuramente curiosità da parte degli americani. Ovviamente avendo un accento marcato, io sono una di quelle persone che il mio accento marcato italiano è rimasto e rimarrà per sempre. Conosco persone, sono poche, ma conosco persone che c'è una mia amica che credo di averlo detto in passato, che parla un inglese assolutamente perfetto, cioè quasi senza accento, è detto da Brian ovviamente. E io invece no, non so che cosa dirvi, però insomma sono contenta che si senta che sono, che spinga le persone a chiedermi di dove sei, da dove vieni. Soprattutto quando vado appunto in posti dove non si vedono spesso turisti, ad esempio anche in Ohio, mi guardano perché sì, no, non è messicana, no, ma che accento sarà? E vedo che iniziano a pensare, poi magari lo chiedono oppure non lo chiedono completamente. Comunque anche Brian lo dice sempre che quando io apro bocca in questi posti, tipo mi guardano come se venissi veramente da Marte. Gli americani non conoscono in generale molto bene l'Italia e hanno questa, o meglio, hanno questa immagine di Under the Tuscan Sun, il film che c'era, Raoul Bova con Diane. Non mi ricordo, quella bella attrice, non mi ricordo però come si chiama, Diane qualcosa. Ce l'hanno un po' questa immagine del no, pane, vino, mandolino, spiagge. Non conoscono bene la nostra realtà, quella vera, quella di tutti i giorni. Io adesso, come al solito, non preparo nulla. Mi è venuto in mente in questo momento un film credo che sia l'ultimo di Michael Moore, quello in cui parla ovviamente di Trump, e credo che il leitmotiv del film sia cosa gli americani conquisteranno dopo. Comunque, non ricordo bene. Quello che mi è rimasto ben impresso di questo film, perché poi devo essere sincera, ho lasciato perdere, e in passato io ho visto film di Michael Moore, mi sono piaciuti molto, però questo non mi è piaciuto per questo motivo che vi sto dicendo. Ha dato un'immagine, lui praticamente quello che voleva fare era mostrare i vari paesi, paragonarli all'America e fare vedere che negli altri paesi comunque tutto va meglio. In linea di massima è questo. Se avete visto il film, saprete di cosa sto parlando. Io ve lo consiglio comunque perché è sicuramente sempre, insomma, interessante il suo punto di vista. E a volte sì, no, non sono proprio d'accordo, pur essendo d'accordo con lui sotto molti punti di vista. Questo mi ha lasciato un po', no, un po', è stato un po' così, veramente tra luce e vino, nel senso che lui ha mostrato l'Italia, questa coppia, no, che ogni giorno sembra che bevano vino e fanno l'aperitivo e vanno al mare per un mese e la vita è bellissima.
E veramente, io mi sono sentita mortificata, non perché non sia così, è anche così, però tu non puoi mostrare solamente quello che vuoi per i tuoi scopi. Questa è la cosa che non mi è piaciuta. Aggiungo, io difenderò sempre, mi è venuto tipo, sempre l'Italia davanti agli americani e cercherò. Credo di essere abbastanza oggettiva, quindi se qualcuno mi dice qualcosa dell'America, io difendo l'America perché comunque penso che ci sono tante cose, ma ne ammetto anche i grandi difetti. Però l'Italia ovviamente è il mio cuore, quindi non mi piace sentir parlare male dell'Italia, ovviamente, però non mi piace anche questa generalizzazione e questo fatto. L'immagine che ne esce da quella parte di film è l'Italia veramente come il paese, no? Dove tutti stiamo sotto l'ombrellone a leggere un libro e paghiamo delle tasse alte, sì, ma abbiamo talmente tanti servizi. Abbiamo questi tanti giorni di vacanze, l'assicurazione sanitaria è pagata, e non dobbiamo preoccuparci praticamente di nulla perché le nostre tasse pagano tutto. E mi ha fatto arrabbiare perché lui ha parlato tanto della teoria, però la pratica non è sempre così, nel senso che. Quante volte sento dire ragazze che mi scrivono quando parlo, ad esempio quando ho parlato della mammografia, che mi dicono sì, io ho fatto la prenotazione, me l'hanno data tra un anno. Oppure a me stessa è capitata di andare in ospedale in Italia, soprattutto al sud, e trovare degli ospedali, ovviamente non tutti, ho trovato degli ospedali fantastici, ma degli ospedali in condizioni veramente d'emergenza. Quindi non mi piace il generalizzare, perché non credo che sia corretto e che dia la vera immagine di quello che gli italiani comunque affrontano giornalmente, perché la vita degli italiani non è sempre così semplice, così, no, c'era la musichetta, quelli che ridono. Mi ha fatto veramente un po' di rabbia. Adesso, poi, in un altro video io parlerò appunto magari anche del fatto di tutto quello che l'America offre, l'assicurazione sanitaria, che ovviamente devi pagartela e tutte queste cose, che comunque, insomma, per molte cose Michael Moore ha ragione. Però, parlando dell'Italia, non mi è piaciuta appunto questa cosa. Allora, come al solito, chiudo questa grande parentesi. Una cosa che ci tenevo a dire è che forse vi sorprenderà, ma lo stereotipo peggiore degli italiani e dell'Italia ce l'hanno gli italoamericani. Gli italoamericani di seconda, terza generazione. Quelli sono, secondo me, i peggiori, perché loro, innanzitutto, capisco che per una questione culturale, perché un tempo appunto era un difetto, era una vergogna essere italiani, quindi parlavano solamente, sono stati costretti a parlare solamente inglese e nessuno ha insegnato loro l'italiano, quindi parlano, masticano qualche parola in dialetto, ma la cosa peggiore è che hanno questa idea dell'Italia che è l'Italia di 50 anni fa, 60 anni fa, e non è così, insomma, noi lo sappiamo, soprattutto al sud, io credo che si siano fatti dei passi da gigante. Ovviamente gli italoamericani, la maggior parte, un grande numero, sono siciliani, sono dell'Italia del sud, tanti napoletani. E io ho notato appunto che quando mi incontrano, innanzitutto, non lo so, sono un po', no? Mi piace la mia italianità.
e ne sono gelosa. Perché vi dico questo? Perché quando mi capita che li incontro e io dico, io non dico sono italiana, perché non voglio che loro per italiana pensano italoamericane. Io dico, io vengo dall'Italia, I am from Italy. E loro mi dicono, ah, I'm Italian too, quindi sono anch'io italiano. Mi viene voglia di dirgli, mi viene un po' di tipo da strozzarli. Da una parte sì, è bello che loro siano fieri, no, di queste origini, però io credo che tu debba coltivarle, nel senso che devi, non dico conoscere perfettamente la lingua, ma parlucchiarla, ma soprattutto conoscere l'Italia. Se tu hai 50 anni, non sei mai stato in Italia e mi dici sono italiano, a me irrita questa cosa, però è una cosa molto americana, nel senso che gli irlandesi, no? A loro piace mantenere questo senso di appartenenza ai bisnonni, no? Alla loro vecchia. Patria, che sia l'Irlanda, che sia l'Italia, che sia la Germania, che sia la Francia. La cucina italiana vera purtroppo è molto rara. Quando sento dire ristorante italiano come l'Olive Garden, mi viene un attimo, mi si ferma il cuore. L'Olive Garden non è malaccio, ma nessuno mi deve dire che è cibo italiano. Soprattutto quando vado lì, eppure il menu, pur essendo una catena, non so quanti ristoranti hanno in tutta l'America, tu mi dici che non puoi impiegare una persona dall'Italia che ti faccia la traduzione, corretta del menu. Io ho visto delle cose orrende, ma anche sulla cartellonistica, le insegne. Cioè, vicino a casa mia c'è una pizzeria, quindi. Ma io ho trovato alcuni ristoranti dove si mangia veramente molto bene. Magari hanno cambiato qualche cosina, hanno aggiunto qualche piatto che può accontentare meglio il cliente americano, però in linea di massima trovi le cose buone, trovi la pizza fatta bene, trovi la pasta non scotta, trovi tante cose che comunque possono soddisfare quel tuo desiderio di mangiare un po' italiano. Capita molto spesso che quando dico che sono italiana, tanta gente mi dice che appunto è stata in Italia, però non so perché veramente l'80% non scende sotto Roma. Massimo sì, ma Costa Amalfitana, però Sicilia non sono proprio tanti. Oppure ovviamente, no, non so, la Puglia o la Calabria. La maggior parte, la mia è un'indagine di mercato, dopo tutti questi anni, le persone che ho sentito, la maggior parte vanno nei posti di rito, Venezia, Firenze, Roma, Costiera Amalfitana e poi basta. Di solito si fermano. E Sardegna neanche ne parliamo. Non ho mai sentito una persona che mi abbia detto: ah, sono stata in Sardegna, bellissimo. Nessuno, nessuno. Vabbè, ma come anche, non so, la Val d'Aosta, nessuno che mi abbia detto. No, completamente. Quindi sì, restano sempre sul percorso turistico, in generale, tutte le persone che io ho incontrato. E comunque restano sicuramente affascinati dalla nostra arte, dal nostro cibo, dal fatto che prendiamo la vita rispetto ai loro ritmi, sicuramente con più calma e ci piace godercela, non alla Michael Moore, ci piace godercela di più e che abbiamo un senso di famiglia sicuramente molto più forte rispetto a loro. E questa cosa sicuramente loro la notano
la Toscana, loro vanno matti per la Toscana, ma per la Toscana proprio per le cascine, per gli agriturismo, loro impazziscono, impazziscono per gli agriturismo in Toscana, in Toscana, impazziscono. Quando dico che sono siciliana, non mi è capitato poi tanto spesso di sentire, sì, qualcuno dice mafia, ovviamente ragazzi, dopo che il film Il Padrino e tutti gli altri che sono venuti dopo, è normale che no, alla fine è anche vero che la mafia in America l'abbiamo portata noi, questa è una cosa insomma che sappiamo tutti. Però sono stati anche molti dei nostri giudici italoamericani, poliziotti italoamericani che l'hanno combattuta, quindi. E quindi sì, viene sicuramente, quando io dico che sono siciliana, viene riconosciuta subito questa cosa, ah, mafia. Però di solito me lo dicono in maniera scherzosa, insomma, non, lo vedo che non è mai per offendere e che anche loro comunque capiscono che non conoscendo bene com'è la situazione in Sicilia è come se io dicessi americani, hamburger, cowboys. È ovvio che si resta, no, sulla discussione molto superficiale e anche scherzosa. Anche se ovviamente si parla di mafia. Quando c'era Berlusconi, sì, devo dire che quello era un tasto dolente perché purtroppo le varie cose, Bunga Bunga, è arrivato anche qua. Adesso non parlano più, non possono dire niente adesso. A parte gli scherzi, è veramente uno dei paesi più belli al mondo. Le cose che abbiamo noi sono veramente incredibili. Io l'ho detto in passato, cioè gli americani fanno un museo, fanno i monumenti sul nulla, cioè se avessero un pizzico di quello che abbiamo noi, cioè chissà che cosa potrebbero farne. Cos'era ieri che guardavo una trasmissione dove si parlava del... Dove a Tivoli, dove c'è la Villa Romana, che io sono andata a visitare tanti, tanti anni fa, e dove parlarono appunto credo del museo lì, dei giardini, degli scavi. Adesso la guardavo così mentre facevo le faccende, quindi sentivo, però appunto dicevano insomma com'era ridotta. Il fatto che appunto gli stranieri arrivassero lì e non sapessero dove andare, ci fosse tanta confusione. E questa, ogni volta io, ragazzi, non posso fare niente, però mi resto assolutamente sconvolta perché questi sono soldi rubati alla gente che potrebbe veramente vivere, i negozianti, le guide, i ristoranti, vivere di queste cose, gli albergatori. Cioè, gli americani veramente, io ho visto cose scioccanti che loro costruiscono intorno a una pietra. Questa è la pietra toccata da George Washington. E ci fanno monumenti, ci fanno le cose, e gli hotel fantastici, le luci. È una cosa che tu dici, oh, anche tu resti tipo impressione, wow, oh, bellissimo, sai dove sono stata? E poi magari dice, sì, c'è questa pietra. Devo anche dire che la nuova generazione di italiani che arrivano in America sono veramente la nostra crème della crème. Io ho conosciuto ricercatori, persone veramente di spessore e di un livello altissimo. Fatemi dire una cosa che credo che... riassuma bene il mio punto di vista. Io credo che in Italia ci siano, in generale, mi raccomando, delle strutture che non sono al top, fatemi dire così, ma dei medici che sono assolutamente incredibili. In America ci sono delle strutture super mega galattiche, ma dei medici che sono molto squadrati, ABC, che seguono un protocollo come se leggessero, e
E magari di questo, insomma, ne parlerò in un altro capitolo, appunto, riguardante magari la sanità qui in America. Ed è tutto, quindi fateci sapere sia che siate venuti negli Stati Uniti che, non so, siete andati in altre parti del mondo, qual è stata, se c'è stata una reazione quando avete detto appunto siete italiani, cos'è la prima cosa che vi hanno detto, lo stereotipo, oppure appunto se hanno apprezzato, fatto degli apprezzamenti, fatecelo sapere. Vi mando un grandissimo bacio. Ciao!